Tecnologie al servizio di un'agricoltura che sia sostenibile e produttiva. Questo è il filo conduttore un po' in tutti i 7 padiglioni che Fiera Agricola qui a Verona riserva alla meccanizzazione e che la Nobili, azienda bolognese specializzata nella produzione di trince e irroratrici, declina giocando anche un poco su quell'acronimo che ormai tutti conosciamo, AI, che sta per intelligenza artificiale, ma che qui diventa agricoltura intelligente. Agricoltura intelligente e direi anche specializzata, perché tradizionalmente Fiera Agricola guarda con un occhio di riguardo a quei settori che sono il vigneto, il frutteto e da quest'anno anche l'oliveto. Mauro Ferretti, che è responsabile commerciale Italia per Nobili, 3 settori importantissimi per l'agricoltura con una PLV estremamente alta e quindi per voi Fiera Agricola è un salone, un appuntamento importante con i vostri clienti. Partiamo dal mercato allora, come sta andando? Beh, allora, il mercato non sta andando male, chiaramente questi primi mesi dell'anno sono partiti un po' più blandi rispetto all'anno scorso. La grossa differenza sta principalmente seguendo la rete dei concessionari. Notiamo un grande fermento e numeri tutto sommato uguali a quelli delle passate stagioni. Nei confronti dei nostri dealer che seguono principalmente l'attrezzatura, stanno facendo un po' più fatica i concessionari che hanno come core business la vendita del trattore. Io sono partita dall'agricoltura intelligente e dall'agricoltura sostenibile. Questo è anche per voi il trend, l'abbiamo già visto nel passato, tecno-ecology, tante macchine che guardano all'elettrico, guardano al diserbo meccanico, quindi per voi questo è comunque il filo conduttore, l'obiettivo da raggiungere. Sì, certo, nel comparto dell'irrorazione sicuramente l'aiuto nei confronti dell'azienda agricola è quella di consegnare delle macchine che possano ridurre sempre di più la quantità di prodotto espanso per avere un minore impatto ambientale. Di conseguenza l'azienda ha investito e continuerà ad investire molto sul discorso delle macchine a frantumazione pneumatica, le cosiddette macchine a basso volume, in modo tale da avere una micronizzazione sempre più performante e ridurre la quantità di litri per ettaro da erogare. Da questo punto di vista sono state sviluppate ormai da tempo e sono molto affidabili anche i sistemi elettrostatici, quindi un sistema che carica la goccia in uscita dalla nostra macchina di segno inverso alla polarità che si trova sulla pianta per formare questo fenomeno attrattivo tra macchina e coltura e ridurre ancora di più la deriva. Poi chiaramente c'è tutto quello che riguarda il comparto degli ugelli antideriva, e quindi anche questi aiutano sicuramente a ridurre l'impatto dei prodotti, consegnando sempre dei prodotti mirati e più performanti. E poi direi anche nel discorso nel comparto triturator, l'SDS per esempio, cioè il discorso della pacciamatura o il discorso del diserbo interfilare che comunque tolgano la chimica, dando più spazio ai sistemi meccanici con meno impatto. Ecco, quindi ovviamente sia su un fronte che sull'altro, tra l'altro abbiamo visto anche una delle vostre macchine nell'area esterna, nell'area demo, dove ci sono le macchine innovative che proprio ci riportavano questi concetti che lei ci riferiva adesso. Ecco, però noi sappiamo che gli investimenti per gli agricoltori sono comunque importanti. Ci sono degli strumenti che possono in qualche modo affiancare gli agricoltori a questo punto? Bisogna fare un po' di chiarezza, forse. Beh, sì, allora veniamo da anni di agricoltura 4.0 che ha aiutato sicuramente l'agricoltore dando una percentuale di recupero a fondo perduto importante. Sul fine anno ci sono stati i bandi SMEA, che sono quelli più legati all'agricoltura innovativa. In questo momento, entro la fine di marzo, c'è la possibilità di presentare le domande per accedere ai fondi del PNRR, che sono 400 milioni di euro. Chiaramente per accedere a questi fondi le macchine debbono avere un impatto ambientale e tecnologico molto superiore alle caratteristiche di serie e di conseguenza sono richiesti degli strumenti
tipo computer di spandimento che mantengano costante il prodotto erogato in base alla velocità, e sistemi di interconnessione leggera che rendano possibile il controllo delle macchine anche da remoto. Con queste caratteristiche fondamentali, che sono punti certi, al momento si possono accedere anche a questi contributi. Quindi la tecnologia, la famosa agricoltura intelligente, ritorniamo lì.